Dalla Puglia un possibile avviso di sfratto al governo nazionale? Ma sicuramente intanto dalla Puglia speriamo un avviso di sfratto al governo regionale, che qui ha fatto disastri di ogni genere, soffocando questa terra straordinaria con una politica clientelare, troppo attenta a se stessa per occuparsi anche dei problemi dei cittadini, che nulla ha prodotto per combattere il ritardo infrastrutturale, l'immigrazione sanitaria, la disoccupazione, la povertà dilagante, la perdita di competitività, le difficoltà nel turismo, e che oggi fa una campagna elettorale aggressiva promettendo posti di lavoro, concorsi nella sanità, mandando i santini elettorali a casa dei malati, come abbiamo visto in queste settimane. Ecco, io penso che i cittadini pugliesi meritino di più. Qual è il valore aggiunto di Fratelli d'Italia? Beh, che per noi la parola data ai cittadini è sacra, e in un tempo nel quale i partiti sembrano un po', no, foglie al vento, i politici sembrano spesso foglie al vento, Fratelli d'Italia ha sempre dimostrato di saper essere un albero con radici ben piantate a terra. Antonio Scamarcio ad Andria. Beh, Antonio Scamarcio ad Andria è sicuramente, diciamo, un fatto di continuità rispetto a un'amministrazione, abbiamo visto in questi anni, che ha dato risposte importanti a questa città. Chiaramente Antonio aggiunge la sua personale competenza, la sua personale conoscenza di questo territorio, e noi speriamo di poter con lui aggiungere una presenza significativa di Fratelli d'Italia, che non è stata in questi anni presente in Consiglio, in Giunta, e che quindi pensiamo possa, grazie ai cittadini di Andria, se ci daranno il loro consenso, che possa, insomma, rafforzare ancora di più questa esperienza, questa avventura. Una investitura importante da parte del segretario nazionale. Io avevo detto alla presentazione della lista di Fratelli d'Italia che eravamo alla presenza di una corazzata. Oggi vi ho portato l'ammiraglio capo, l'ammiraglio capo di tutta la flotta, che non sta dietro la stanza dei bottoni a spingere i bottoni, ma va in prima linea a combattere di persona. Ed è questa la differenza tra lei e tanti altri. Io sono onorato che Giorgia Meloni sia venuta qui oggi con noi. Sono sicuro che l'apporto, l'ho già detto, di Fratelli d'Italia sarà fondamentale per la vittoria, e faccio mie le sue parole quando dice che è la coalizione che vince. Giorgia Meloni ha detto benissimo, ha risposto alla domanda: noi non ci vogliamo contare. I nostri nemici non sono i nostri alleati, i nostri nemici sono il PD e i 5 Stelle. Effettivamente per Giorgia Meloni, per noi rappresenta la coerenza, il partito che comunque promette e realizza quello che fa, il partito del fare. E quindi per noi oggi è un onore averla qui, a supportare il candidato sindaco e a supportare la candidatura dei candidati regionali. Beh, intanto la presenza di Giorgia qui ad Andria è la dimostrazione di come Fratelli d'Italia è in salute. Giorgia tiene a questo territorio, tiene a tutta la Puglia, in particolar modo nelle città che vanno al voto, proprio perché ci giochiamo una bella partita, quella del buon governo, di persone serie e competenti come Raffaele Fitto e qui Antonio Scamarcio. Per cui la presenza di Giorgia non può che non solo farci piacere, ma ancora di più ci inorgoglisce e ci dà la forza per andare avanti.